Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuova recensione a tema Harry Potter e vi parlerò finalmente degli spettrocoli di Luna. Ragazzi, un'avventura senza fine quella che ha portato alla realizzazione di questo video, ma ve ne parlerò a breve. Prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il codice sconto 7Potter, potrete avere il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti. Questa è una maglietta di Pumpling, ma ne trovate di tantissimi fandom, trovate anche i calzini, trovate anche le mascherine, trovate davvero di tutto e naturalmente ragazzi il link sotto in info box. E poi devo fare un ringraziamento davvero speciale alla pagina Instagram Sinocos, vi lascio naturalmente il link sotto in info box, che è gestita da un ragazzo che è un vero artista, ve ne avevo già parlato qui sul canale, e che devo ringraziare tantissimo perché ha realizzato questa bellissima immagine del profilo che utilizzerò su Instagram al momento, ma che penso che utilizzerò anche su YouTube in futuro, ma intanto voglio provarla su Instagram. Ditemi cosa ne pensate, secondo me lui è davvero molto molto bravo e ovviamente per qualsiasi tipo di commissione trovate sotto il suo link Instagram. Ancora tantissime grazie a Sinocos Art, grazie, grazie mille. E ragazzi, ecco qui il pacchetto incriminato, quello che contiene gli spettrocoli di Luna, ma voglio mostrarvi anche questo che mi è stato regalato per il mio compleanno e l'ho aperto ma non l'ho ancora messo in esposizione nella mia camera perché volevo proprio mostrarvelo. Mi è stato regalato da due miei amici e ragazzi, secondo me è fighissimo, è un mega mattoncino Lego. Io in questo caso l'ho avuto di colore blu e sono davvero contento visto che la stanza è tutta di colore blu al momento. E a cosa serve? Si tratta di un cassetto nel quale riporre tutti quegli avanzi di mattoncini Lego che io personalmente ho accumulato in questi anni. Ad esempio, l'anno scorso nel calendario dell'avvento Lego di Harry Potter c'erano moltissimi pezzi extra che io ho messo da parte in una bustina. Il castello alle mie spalle aveva una quintalata di pezzi extra in esubero che ho messo in cantina e che adesso andrò a recuperare, e probabilmente anche nel prossimo set, nel prossimo calendario Lego che aprirò a dicembre, troverò altri pezzi extra. Quindi, quale posto migliore dove riporre tutti questi pezzi se non questo cassetto qui di Lego, che è abbastanza capiente. Ragazzi, naturalmente è un prodotto ufficiale Lego ed è componibile. Esistono anche mattoncini più piccoli di colori diversi che possono essere incastrati su questo pezzo più grande. Quindi, nel caso foste interessati, vi lascio il link sotto ad Amazon per acquistarli. Sono davvero molto molto belli e ben fatti. E ragazzi, lo amo, mi piace tantissimo. Ma adesso ragazzi, bando alle ciance, passiamo al pezzo forte del video, agli spettrocoli di Luna che sono dentro questa scatola, o almeno spero. Visto che io ho acquistato su eBay questi spettrocoli dall'Australia circa nel mese di febbraio, quindi prima che scoppiasse la pandemia, prima del lockdown, prima di qualsiasi evento catastrofico, ho acquistato questi spettrocoli, come vi dicevo, su eBay, e immaginavo che avrebbero impiegato più o meno un mese e mezzo per arrivare, perché solitamente quando un pacco arriva dall'altra parte del mondo impiega un bel po' di tempo per arrivare. Però è scoppiato il lockdown, il coronavirus, tutte le varie restrizioni, quindi tutte le spedizioni hanno subito dei rallentamenti anche molto consistenti e i mesi passavano, marzo, aprile, maggio, giugno. A quel punto ho contattato il venditore e ho chiesto informazioni, visto che non poteva fornire neanche il link per tracciare il pacco. Il venditore mi ha chiesto di aspettare ulteriori 15 giorni e nel caso avrebbe provveduto a rimborsarmi il prodotto. Sono passati più di 15 giorni, credo una ventina di giorni, ho ricontattato di nuovo il venditore e mi ha detto che sicuramente il pacco era andato perso e quindi mi ha rimborsato la cifra, che non era neanche esagerata, erano circa 17 euro, ma è stato molto molto onesto e mi ha restituito i soldi. Niente, mi ero messo l'anima in pace, anche perché non volevo spendere più di quella cifra per questi spettrocoli, visto che li avevo già visti l'anno scorso a Londra, a King's Cross, e costavano davvero molto, circa 30 euro se non ricordo male, non li ho voluti prendere.
E quindi ero in attesa di una qualche offerta. Credo ci siano anche su Amazon, magari a qualche euro in più, però dovrebbero arrivare velocemente. Fatto sta che il tempo passa, passa l'estate, arriviamo a settembre, e ad un certo punto, verso la fine di settembre, primi di ottobre, credo forse proprio il 30 settembre o giù di lì, ecco che arriva il postino e mi consegna questo pacco con il timbro postale della Nuova Zelanda. Io non ho ordinato più niente da Australia, Nuova Zelanda e quelle zone lì. Il pacco è molto leggero e sono abbastanza convinto che si tratti degli spettrocoli, che probabilmente hanno viaggiato per tutto il mondo per 6-7 mesi, per quello che è stato, e che finalmente sono giunti a me. Quindi adesso apriremo assieme questo pacco, qualora non ci fossero dentro gli spettrocoli, questo video non vedrà mai la luce, altrimenti se siete qui a guardarlo vuol dire che avevo ragione io. Ok, sì ragazzi, sono loro. Qui abbiamo la bolla che magari adesso provvederò a contattare il venditore. Io ho piazzato il mio ordine che è stato spedito dall'Australia ad aprile, il 15 di aprile, quindi hanno impiegato un bel po' di tempo. Io avevo piazzato l'ordine il 9 di febbraio, quindi in ogni caso l'hanno spedito dopo 2 mesi, quindi non è che siano stati proprio correttissimi. Ma detto questo, tiriamo fuori i nostri spettrocoli. Eccoli qui, imballati nel pluriball, e ragazzi, finalmente! Eccoli qua, ovviamente si tratta di un prodotto ufficiale Wizarding World sotto licenza. Quelli che avevo visto io a Londra, a King's Cross, erano uguali, però dentro una bustina trasparente in plastica con la cerniera rosa. Costavano parecchio, devo dire costavano parecchio, infatti non li ho voluti prendere, ma adesso tiriamoli fuori. Ok, eccoci qui, tutto logato Wizarding World, Warner Bros. Ragazzi, i due occhiali, le due asticelle degli occhiali hanno su entrambi i lati il logo di Harry Potter. Adesso togliamolo dal supporto e ragazzi, eccoli qui. Devo dire che sono fatti molto molto bene, sono abbastanza spessi, stampati davvero benissimo. Abbiamo questa classica fantasia a cerchi sia nelle aste che sul fronte degli occhiali, della montatura, e poi abbiamo i vetri di due colori, questo da questa parte un po' più rosato, questo un po' più tendente al blu, anche se sembrerebbero uguali, cambia leggermente il riflesso centrale, questo è più blu, questo è più rosa, però sono praticamente uguali. Io adesso vorrei indossarli e vediamo un po'. Allora, eccoci qui, perdiamo la dignità completamente. Ragazzi, fatemi sapere come mi stanno, sembrano storti, però riesco a vederci attraverso, perché questi disegni si percepiscono a malapena, è un po' più fastidiosa la parte centrale, i due tondelli al centro, ma ragazzi, dignità, ciao, arrivederci, però devo dire che sono molto molto belli. Hanno anche un certo peso non indifferente, devo dire che i materiali mi hanno stupito, non so se si percepisce dalla videocamera, però sono molto sostanziosi, sono molto pesanti, molto rigidi, potevano farli anche un po' più cheap, invece devo dire che sono stati bravi. Si possono piegare le due aste, questa è una cosa molto comoda per metterli in esposizione, e adesso mi toccherà andare a cercare una copia del cavillo. Il costo di 17 euro direi che, visto da dove arrivava e visto che era inclusa la spedizione, ci sta alla grandissima, ci sta davvero tanto. Se li vedessi in esposizione in un negozio di giocattoli, credo che non li pagherei più di 10-12 euro. Secondo me sarebbe già un prezzo giusto. Infatti non mi riesco a spiegare com'è che a Londra sia agli studios, sia al binario 9 e 3 quarti e King's Cross, nello shop di Harry Potter, costassero circa 30 euro, se non ricordo male intorno alle 25 sterline, costavano davvero tantissimo, e infatti ho desistito, non li ho presi, perché è un pezzo che volevo aggiungere davvero da tanto tempo nella mia collezione, visto che è uno di quei prop che sono diventati ormai iconici nei film di Harry Potter, e quindi mi piaceva
tanto averli in collezione. E finalmente eccoli qui. Quindi davvero molto contento, prodotto approvato. Naturalmente se dovessi trovare una buona occasione su Amazon andate in info box perché vi metterò il link per acquistarli. E ragazzi, a breve arriverà un nuovo video in collaborazione con L'Artigiana, che alcuni di voi penso conoscano già. È una pagina Instagram davvero molto seguita che fa dei lavori davvero molto molto belli, e a brevissimo vi porterò un unboxing di alcuni suoi prodotti e di una commissione che ha fatto per me sotto mia richiesta. Io le ho mandato un disegno e lei l'ha realizzata, quindi ragazzi non vi perdete i prossimi video. Vi ricordo come sempre naturalmente di lasciare un mi piace, di attivare la campanella, di iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, di consigliare il canale ai vostri amici e di commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate degli spettrocoli, se voi li conoscevate, se li avevate già, se volevate aggiungerli alla vostra collezione. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo ancora una volta che in info box trovate sempre codici sconto, link utili per arricchire la vostra collezione, e chi più ne ha più ne metta. E ragazzi, a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!